Ciao, sono Vincenzo e per chi non mi conoscesse, insieme a mia moglie Libera siamo i proprietari del negozio Animal House Italia a Monte di Procida e aiutiamo i proprietari di cani e gatti attraverso la vendita di prodotti e dando loro informazioni affinché il proprio cane possa vivere nel miglior modo possibile. A proposito di informazioni, oggi voglio porre l'attenzione su una problematica presente nella stagione estiva e questa problematica è connessa e legata ai forasacchi. Innanzitutto mostro l'immagine dei forasacchi e sono delle spighe provenienti dalle erbacce secche che si impiantano quando il cane viene portato a spasso lungo un parco, lungo i bordi della strada, si impiantano nel pelo e poi per inerzia, attraverso il movimento stesso del cane, via via si approfondano sempre più fino ad arrivare nella pelle e sulla pelle e addirittura nella pelle, causando quindi delle infezioni. Questo è quando magari portiamo a spasso il cane, ritorniamo e non facciamo attenzione, non lo controlliamo. Quindi andiamo un attimo per grado. Le zone esposte a questa problematica quindi sono lo spazio tra le dita delle zampe, le orecchie, le narici, lo spazio sotto le ascelle, anche se diciamo tutto il resto del corpo comunque è sempre da controllare. Quali sono i pericoli? Già abbiamo fatto riferimento prima al fatto che nel momento in cui il cane viene a contatto con questi forasacchi, questi si impiantano e via via poi per inerzia tendono ad andare sempre più in profondità. Quindi quando portiamo a spasso il nostro cane e magari osserviamo che scuote di continuo la testa oppure starnutisce di continuo o peggio ancora, quindi perde già del sangue dal naso, pensiamo che possa essere capitata una cosa del genere e quindi il consiglio è quello di portarlo immediatamente, di rivolgersi immediatamente al proprio veterinario di fiducia. Noi cosa possiamo fare? Innanzitutto quando portiamo a spasso il cane possiamo prestare molta attenzione a dove il cane cammina, dove cerca di annusare e quindi evitare tutte quelle zone in cui ci sono queste erbacce, forasacchi. Altra cosa, essendo che il forasacco va ad impiantarsi sul pelo, i cani a pelo lungo sono più esposti a questa problematica, quindi è bene spazzolarli. In questo caso il consiglio è quello di utilizzare lo strumento di cui abbiamo parlato qualche giorno fa in altri video e quindi di avere un cane con un pelo molto bello spazzolato e quindi diciamo ciò attenuare il rischio, anche se il consiglio principale è quello di quando lo portiamo a spasso e poi ritorniamo di fare un controllo accurato nelle zone di cui abbiamo parlato prima. Tutto ciò quindi potrà giovare al nostro cane e saremo felici di poterlo portare a spasso durante tutta la stagione estiva. Bene, con questo video quindi ti auguro una felice passeggiata e ci vediamo al prossimo video.